Pace e bene a tutti. Pace e bene. Bentrovati. Bene, continua il nostro cammino sull'inno alla carità e oggi ci affacciamo al versetto numero 7, dove San Paolo ci dà quattro attitudini positive bellissime che la carità coltiva. Noi stiamo guardando l'amore, è l'amore di Dio che si dona a noi e quindi l'amore che siamo chiamati a vivere nella nostra vita. San Paolo ci ricorda in maniera quasi ridondante, incisiva, che la carità tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. Questo tutto bellissimo che ci fa capire una totalità di bellezza che l'amore opera. Oggi vediamo in particolare un punto, cioè che la carità tutto spera. Allora, cerchiamo di capire che vuol dire che l'amore tutto spera. Allora, quando noi pensiamo alla speranza, cosa ci viene in mente? Allora, detto scherzosamente, io speriamo che me la cavo. Cioè, speriamo che le cose vadano bene, ma potrebbero pure andare male. Cioè, parliamo di qualcosa di bello ma insicuro. Nella mitologia greca c'è il mito di Pandora, Zeus che dà un forziere a questa donna, Pandora, raccomandandole di non aprirlo. Lei ovviamente che fa? Lo apre, da questo forziere escono tutte le sciagure, i guai possibili e immaginabili, alla fine dentro questo forziere resta soltanto la speranza, che è una cosa positiva, cioè resta solo la speranza, speriamo che le cose vadano meglio, ma anche oscuro, perché non è detto che le cose andranno meglio. Ecco, noi non stiamo parlando di questo. La speranza cristiana è qualcosa di molto più grande. È una virtù teologale, cioè qualcosa che Dio ha infuso in noi sin dal giorno del battesimo, è qualcosa dunque che Lui suscita nella nostra anima, ma che va coltivata, che è certezza della vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. Cioè l'oggetto della nostra speranza è Lui, e la nostra speranza è qualcosa che sta in relazione con Lui. Cioè noi speriamo in qualcuno che ha attraversato la morte, la sofferenza, le ha illuminate di senso e ha vinto. Dunque noi abbiamo il diritto alla speranza, ci ha ricordato il Papa, che è quella certezza interiore che Dio sa volgere tutto al bene. Ecco perché un autore francese, Peggy, rappresenta la speranza in un modo bellissimo, che a me piace tanto. Lui vede fede, speranza e carità come tre sorelle. La fede, la carità, le due sorelle grandi, la speranza come una bambina che le tiene per mano, ma è proprio lei che le porta avanti. Perché la nostra fede, se non fosse mossa dalla speranza, nelle difficoltà che permangono, verrebbe meno. L'amore, quando non è corrisposto, verrebbe meno. Ecco, la speranza che ti muove a camminare, ti spinge avanti. Mi è piaciuta molto, e la condivido con voi, la definizione che Papa Luciani ha dato della speranza. Sentite che bella, è una delle più belle che ho letto. È una virtù obbligatoria che nasce da tre verità. Dalla fiducia in queste tre verità. Uno, Dio è onnipotente, dunque può tutto. Secondo, Dio mi ama immensamente. Terzo, Dio è fedele alle sue promesse. Dunque è Lui, il Dio della misericordia, che accende in me la fiducia, per cui io non mi sento né solo, né inutile, né abbandonato, ma coinvolto in un destino di salvezza che sboccherà un giorno nel paradiso. Ecco la nostra speranza. Dio può tutto e si prende cura di me, Dio mi ama teneramente ed è fedele alle sue promesse. Ora, cerchiamo allora di capire questa carità che tutto spera, nel concreto come si declina, e vediamo tre piccoli punti, cioè nella mia vita cosa vuol dire, nel mio rapporto con gli altri cosa vuol dire e davanti alla morte cosa vuol dire. Allora, nel rapporto con me, visto che la carità tutto spera, questo cosa significa? Una cosa importantissima, significa sapere che la mia vita non è un lancio di dadi casuale, e io so che il Signore sa volgere tutto al bene. Capire una cosa fondamentale, che il Signore non realizza tutte le mie attese, ma è fedele alle sue promesse.
cioè ha un disegno di salvezza su di me, ha un piano d'amore su di me, mi ha sognato per una pienezza, per il cielo, e lui porta avanti le sue promesse ed è fedele. Questo cosa vuol dire? Che la speranza è quella spinta nel tuo cuore, che anche quando la vita non va come avresti pensato, anche quando magari incontri una sofferenza che sembra non risolversi o non si risolve, la speranza è quella che ti dice: non è inutile, c'è un senso. Come vi dicevo, c'è sempre una luce in fondo. Ecco cos'è la nostra speranza: sapere che Dio sa trarre anche dal male, anche da qualcosa di doloroso, anche da qualcosa che non capisco, un bene più grande. Secondo, cosa mi può dire che la carità tutto spera nel rapporto con gli altri? Chiaro, potremmo dire tante cose, io ve ne dico solo due semplici. La prima, l'amore che tu hai per l'altro tutto spera, cioè ti fa sperare, diciamo così, interiormente ti fa essere certo che prima o poi quel bene seminato potrà fiorire, cioè che quella bellezza che c'è in quella persona prima o poi potrà venire fuori. E allora capite perché Santa Monica, ad esempio, è stata fedele, ha sopportato e supportato suo marito e ha pregato per lui tutta la vita. Un marito scontroso, con tanti problemi, e alla fine suo marito in punto di morte ha chiesto il battesimo, ha incontrato Gesù e ha pregato per 33 anni per suo figlio smarrito, Agostino, un campione di smarrimento. Non solo è diventato cristiano, ma vescovo e santo. Tant'è che Santa Monica disse: ormai che ti vedo persino consacrato del Signore, penso di aver concluso la mia missione. Allora capiamo perché un genitore continua ad amare suo figlio nella speranza, anche quando suo figlio sembra aver preso una strada storta. Questo vorrà dire che in certi casi lo dovrà correggere, certo, anche essere fermo, ma nella speranza continua ad amarlo, perché sa che prima o poi quel bene che ha seminato potrà fiorire. E allora capisci perché un coniuge continua ad amare l'altro anche quando sembra non essere corrisposto e non si arrende, perché sa che prima o poi quell'amore porterà frutto nella sua vita. Capite cosa vuol dire amare nella speranza? Cioè, in fondo il Signore che ti suggerisce non è inutile. Quel bene seminato prima o poi potrà fiorire. Ma non solo. Amare nella speranza l'altro, ecco il secondo punto, tocca anche la parte dolorosa della vita. Perché quando ci troviamo davanti a certe sofferenze, a certe malattie che consumano, lo scoraggiamento è lì. Io penso a una persona cara che ora è in coma e ogni giorno, un po' per volta, si va spegnendo, una sofferenza terribile. Davanti a cose di questo tipo, umanamente, tu cosa dici? Davanti a tuo figlio che magari si ammala gravemente, quella malattia sembra non risolversi, davanti a una difficoltà seria, tu parole umanamente non ne hai, e lo sconforto è lì a dirti: è inutile, è senza senso. L'amore che tutto spera invece semina nel tuo cuore una certezza: non è così, il Signore è lì e non sta abbandonando quella persona, ma misteriosamente la sta accompagnando verso la sua pienezza. Davanti a certe domande risposte non ce ne sono, ma se ci mettiamo davanti al crocifisso e apriamo il nostro cuore, misteriosamente la sua consolazione arriva e ti fa essere certo che quella non è l'ultima parola, come non lo è stata per lui. La croce non è stata l'ultima parola, ma la vita. Il terzo punto è proprio quello che ci apre allora la speranza davanti alla morte, che è il Vangelo di oggi. Gesù riprende i Sadducei e dice loro: voi vi ingannate, avete visto tutto quel caso assurdo che gli hanno posto. Dio non è il Dio dei morti, è il Dio dei vivi. E allora cosa vuol dire amare nella speranza una persona che arriva a incontrare Gesù? Ve lo dico con le parole del Papa. Significa sapere, sentire, alimentare in te la certezza che quella persona, con tutte le sue debolezze, è chiamata alla pienezza del cielo. Là, completamente trasformata dalla risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue fragilità, le sue oscurità, né le sue patologie. Là, l'essere autentico di quella persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di bellezza.
Vuol dire che quando guardo una persona amata e magari l'ho vista sfigurata dalla sofferenza, la speranza ti dice che sarà trasfigurata dalla vita risorta di Cristo e che non devi ricordarla con l'ultima immagine della sua morte, ma saperla viva in Dio, perché Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Allora mi piace lasciarvi gli ultimi due minuti con una testimonianza bellissima di una donna che con la sua vita dice più di quello che vi ho detto io, che già conoscete forse. Si chiama Chiara Corbella, morta a 28 anni, una mamma cristiana veramente, sposata a 24 anni, che concepisce sua figlia Maria. Le viene diagnosticata un'anencefalia. Sua figlia nasce, dopo mezz'ora muore. Il suo funerale è la vittoria di Gesù sulla morte, bara bianca, i genitori che come sempre cantano nel coro e cantano la vita di Gesù che ha vinto la morte, felici di aver accompagnato questa piccola al suo incontro col Signore, nel dolore certo. Concepisce un altro figlio, Davide, anche a lui diagnosticano una malformazione, scelgono di accompagnare anche lui, nasce e poco dopo muore. Anche il suo funerale è qualcosa che narra la vita, e Chiara dirà di suo figlio: è stato bello accompagnarti, ci ha insegnato che l'amore non crea nulla di imperfetto. Tu sei un prodigio unico, irripetibile, meraviglioso. Chissà cosa farai, piccolo Davide, vai a vedere cosa c'è dopo le montagne. C'è una bella sorpresa che ti aspetta. Arriva il terzo figlio, Francesco, ma questa volta si ammala Chiara, carcinoma alla lingua. Lei sceglie di non curarsi per portare avanti la gravidanza di suo figlio, e questa volta nascerà lei al cielo, con suo figlio piccolo di pochi mesi. Chiara, dopo la morte del suo secondo figlio, ripete più volte, come spesso amava fare: siamo nati e non moriremo mai. Sceglie di lasciare una lettera testamento a suo figlio, che vi lascio, un breve estratto. Sentite la rivolta a ciascuno di voi e sentite con quale fede, quale speranza questa donna è andata al suo incontro con Gesù. Carissimo Franci, per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti a imparare ad amare gli altri come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma, ma è bello morire consumati proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide, e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi, e così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie mai nulla. Se taglia, è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna e abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande e aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Noi sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena.